Fiorentina-Milan, sfida di alta classifica. La Fiorentina è terza con 19 punti, il Milan è quinto con 13, viene da due settimane complicate, una sconfitta con il Pomigliano, un pareggio all'ultimo 3-3 con il Como. Avanza indisturbata, verticalizza Linseto, ma Arnautir, sguardo dentro, cross in arrivo, Piemonte in zona, controllo, Piemonte! La qualità nello stretto di Martina Piemonte, 1-0 per il Milan che da qualche minuto stava attaccando con continuità, sblocca la squadra di Maurizio Ganz. Sta la palla di Arnautir, in qualche modo se la porta avanti di voglia Martina Piemonte. Mascarello, primo, sempre in zona bergamaschi, come in precedenza, palla allontanata. Altra chance per Marta Mascarello, destro-sinistro, cross che non è male, la palla arriva all'inseto, ma 2-0 per il Milan, stavolta palo gol, a segno due dei tre attaccanti di Maurizio Ganz. Prima Piemonte e adesso Linsei Tomà. Grande incrocio, 0-2. Un grande angolo. Stavolta il cross col mancino di Schroffenegger ha creato più di Mascarello ha creato più difficoltà a Schroffenegger. Arriva anche Goggia. Piemonte, Grimshaw, Bergamaschi, Tomà dentro l'area di rigore. Parte il cross verso Linsei Tomà, che stacca di testa e trova il gol del 3-0 per il Milan. E questo è un gol pesante per l'economia della partita. Poi all'indietro per Mascarello. Trighe. Parte il cross, zona secondo palo, Piemonte! Non la tiene Schroffenegger ed è doppietta anche per Martina Piemonte, 4-0 Milan al 45esimo, lezione pesantissima alla Fiorentina. Assist di Trighe, qui Schroffenegger non riesce a tenerla, fa doppietta anche Martina Piemonte, ma ha girato un po' prima di arrivare alla Fiorentina, classe 2003 di Prato. Attacca proprio la Fiorentina, dentro l'area di rigore Severini, subito protagonista la Fiorentina praticamente al primo pallone toccato, ma Severini trova il gol del 4-1. Subito uno sprint con i cambi di Patrizia Panico. Tomà prova a sgusciare via Linsei Tomà, palla al centro, doppia deviazione, 5-1 per il Milan. Neanche fortunata la squadra viola con l'autogol di Breitner. Tutto nasce dall'iniziativa di Linsei Tomà che va via a Severini, poi la deviazione di Tortelli e poi quella di Breitner, sfortunata nella propria porta. Protegge Guagni, ancora per Camila Dubkova che entra in area di rigore, cross basso e arriva il gol di Micaela Dubkova, 6-1 per il Milan. Assist di Camila Dubkova e gol di Micaela Dubkova. Il pallone che finisce anche tra le gambe della povera Breitner, chiude anche per lei un pomeriggio davvero negativo. Ultimi 10 secondi di partita. A Maria Marotta dice che può anche bastare così, manda tutti nel tunnel. Una grande risposta del Milan che vince 6-1